Alexei Zatevich ha vinto oggi l'ultima tappa della Vuelta a Catalunya 2016 al termine di una lunga fuga partita da lontano. Il russo della Katiuscia ha battuto allo sprint a 2 lo sloveno della Lotto Jumbo Primoz Roglic, anche lui reduce dei 12 uomini andati in fuga nelle prime battute della tappa. Nonostante le battute finali sulle strade di Barcellona siano state molto convulse anche tra gli uomini di alta classifica, non è cambiato nulla in classifica generale, con Nairo Quintana che vince la corsa catalana davanti ad Alberto Contador.